Ragazzi, se mi seguite da un po' di tempo, allora saprete che quando faccio queste classifiche dei migliori 5 titoli da comprare nel mese che verrà, dico sempre e solamente una frase: preparate i vostri portafogli. Ma questa volta, ragazzi, dobbiamo preparare qualcosa di più. Dovrete preparare il vostro conto corrente, dovreste rompere il vostro salvadanaio, dovrete fare un mutuo in banca, perché ci sono davvero tantissimi videogiochi. Ho già fatto una bellissima top 10 dei migliori titoli in uscita a settembre 2019, ma ora arriviamo alla top 5, e cioè quelli assolutamente imperdibili. Godetevi questa classifica, ma soprattutto lasciate un piccolo like, condividete con i vostri amici per darmi una mano a crescere ogni giorno sempre di più. Grazie mille a tutti. E voglio iniziare con un gioco di strategia, un gioco attesissimo, si chiama Phoenix Point. Ma perché questo gioco è così tanto atteso, ragazzi? Beh, perché arriva direttamente da quel genio che ha dato vita agli strategici XCOM. Ha dato vita a un mondo nuovo, incredibile, un gioco strategico a turnista incredibilmente profondo e accessibile a centinaia, migliaia di videogiocatori. E Phoenix Point, ragazzi, è una sua diretta evoluzione. Dal punto di vista del gameplay, amici, beh, siamo sulla stessa linea di un XCOM, solo che questa volta le nostre scelte, quello che andremo a fare, avranno un peso ancora più grande di quanto non abbiamo mai visto. Quando voi vi fionderete a fare una determinata azione, una determinata missione, ecco che dall'altra parte succederà qualcos'altro. E questo vuol dire solamente una cosa: grande casualità, grande possibilità di rigiocare questo titolo e vedere ogni volta cosa accade. Un titolo che uscirà a settembre 2019 per PC, Xbox One, e sarà un'esclusiva Epic Games Store. Insomma, un titolo strabiliante. E settembre, ragazzi, è anche il mese di uscita di fantastici, famosissimi giochi sportivi. Uno dei più famosi in assoluto è FIFA, ma quest'oggi parliamo di NBA 2K20. Ragazzi, fatevene una ragione, il gioco migliore in assoluto che parla del basket non è fatto da Electronic Arts, ma bensì dalla 2K Sport, che ogni anno continua a migliorarsi, continua a darci un titolo incredibile, sia dal punto di vista del gameplay, grazie alle sue incredibili nuove meccaniche, sia dal punto di vista grafico. E ogni volta questo titolo, ragazzi, è senza ombra di dubbio il migliore in assoluto se dovete scegliere tra titoli sportivi che parlano di basket. Sicuramente, ragazzi, qui sul canale uscirà un video del perché comprare questo incredibile videogioco, per cui vi attendo in quell'incredibile video. Ma sappiate, il 6 settembre 2019 uscirà un altro grandissimo capitolo di questo enorme e sconfinato franchise. Un altro titolo che ho visto avete gradito tantissimo, ragazzi, è senza ombra di dubbio il DLC Monster Hunter World Iceborne. Ragazzi, in un video perché comprare questo DLC vi ho già elencato tutte le incredibili migliorie che sono state fatte in questo bellissimo mondo. E nonostante, ragazzi, sia passato ben un anno e mezzo dall'uscita di Monster Hunter World, beh, questo DLC è qualcosa di fresco. Non solo aggiunge una nuova mappa, non solo aggiunge nuove armi, nuovi mostri, nuove personalizzazioni, nuove armature, nuove meccaniche di gioco, nuovi stili di gameplay, ma offre anche un pacchetto enorme di contenuti. Un titolo che, udite udite, uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2019, mentre per PC, ragazzi, beh, dovete aspettare un pochetto di più, come gennaio 2020. Se volete scoprire qualcosina di più, beh, ragazzi, mi raccomando, cercate sul mio canale il video Monster Hunter World Iceborne, le cose da sapere prima di comprare. Ed ora, ragazzi, arriviamo ad un videogioco che so che molti di voi stanno tenendo sotto stretta osservazione. È un titolo nuovo, è un titolo di cui non avete mai sentito parlare, è un titolo sviluppato da Spiders. Il suo nome è Gridfall e, ragazzi, stiamo parlando di un videogioco che uscirà a settembre 2019, fra meno di 15 giorni, per PlayStation 4, Xbox One e PC. E quello che sappiamo di questo videogioco non è relativamente tanto, ma neanche così poco. Mi spiego
spiego meglio. Quello che sappiamo è che sarà un action RPG con un'ambientazione fantastorica. E sappiamo anche che sarà incredibilmente ricco di contenuti. Ragazzi, stiamo parlando di 30-40 ore solo per finire la trama principale, senza poi considerare che ci sono finali multipli, senza poi considerare che siamo in un open world, senza poi considerare che ci sono le missioni secondarie. Un'esperienza questa che uscirà il 10 settembre 2019, ragazzi, davvero unica. Sarà qualcosa di nuovo, sarà un nuovo mondo da esplorare, sarà un nuovo incredibile videogioco. E chissà, magari il nostro hype sarà adeguatamente ricompensato, ma Gridfall, da quello che abbiamo visto, dai trailer che sono emersi, beh, sembra avere molte carte in tavola per essere un gran bel giocone. E per finire, ragazzi, metto su questa top 5 anche Gears 5. Sì, lo so, ci sarebbero tantissimi altri videogiochi da raccontarvi e da consigliarvi, come Borderlands 3, The Legend of Zelda, The Surge 2, Code Vein, ma io vi voglio suggerire Gears 5 perché, ragazzi, stiamo parlando di una nuova incredibile esclusiva da parte di Microsoft. Se avete Xbox One e soprattutto Xbox One X, allora saprete di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di uno sparatutto incredibile, formidabile, dall'ultra incredibile grafica. Stiamo parlando del secondo capitolo di questa nuova incredibile trilogia, e di questo videogioco, ragazzi, abbiamo visto davvero tanto alle 3 del 2019. Abbiamo visto il comparto multiplayer, abbiamo visto il comparto grafico, assolutamente sbalorditivo, abbiamo visto che la trama sarà una cosa davvero molto lunga, articolata, con un mondo, ragazzi, che è simile open world, quindi voi potrete esplorare, andare in giro, cercare collezionabili, ma soprattutto la cosa più importante, andare in giro e sparare. E dato che questo titolo, ragazzi, è così importante, beh, gioite, gioite, perché non uscirà solamente su Xbox One e Xbox One X, ma anche e soprattutto in un'ultra incredibile grafica anche per PC. Ed ora, ragazzi, tocca a voi. Quali titoli comprerete? Quanto spenderete? E soprattutto, quali titoli vi attizzano di più? Beh, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!